Il nostro viaggio in Molise ci porta al villaggio turistico Ciocca. Siamo a Riccia, in contrada Celaro, in occasione di un evento che ormai negli ultimi anni vede qui la sua casa, per quanto riguarda almeno la presentazione. La presentazione della 15ª edizione del Riccia Folk Festival. Una iniziativa che si svolge a Riccia quest'anno sia nell'area del centro storico, dunque a Piano della Corte, nei pressi della Torre, nei pressi del Beato Stefano, ma anche ovviamente nel cuore e nel centro della cittadina, in Piazza Umberto. Riccia Folk Festival 15ª edizione quest'anno propone un set di live veramente invidiabile, 5 le serate, il folklore internazionale che la fa da padrone nel giovedì e nella domenica, ma poi ci sono tanti nomi, Tommaso Primo, Mimmo Cavallaro e soprattutto Peppe Barra per cominciare. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico Alberto Di Lecce e ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione Gruppo Folk Giuseppe Moffa che organizza, Antonello Virgilio. Perché? Perché vogliamo sapere di più su questo evento che ormai da 15 anni ha trasformato quella che è la consueta accoglienza riccese, la consueta propensione verso la musica, lo stare insieme, anche ballare insieme è una forma di condivisione in qualcosa di più. Vediamo. Siamo con Alberto Di Lecce, direttore artistico di Riccia Folk Festival, 15ª direzione artistica per un evento celebrativo, quello dei 15 anni, con un cartellone molto ricco e 5 serate di grande musica e non soltanto. Beh, non potevamo non fare questo, abbiamo fatto un percorso durato 15 anni, un percorso eccezionale, ha portato il Riccia Folk Festival a diventare una manifestazione di grande spessore a livello culturale, conosciuta non solo in Molise, e quest'anno anche con chiaramente la mia proposta artistica è stata subito approvata e condivisa in pieno dall'associazione, dal presidente Antonello Virgilio e dal consiglio direttivo. Già ci siamo messi al lavoro a gennaio e l'intento era quello di fare un 15° anno di spessore e con grandi sacrifici anche economici, però abbiamo stilato un programma credo di grandissimo livello perché il Riccia Folk Festival credo lo meriti, quindi un percorso durato 15 anni e questo 15° anno sì, ci siamo voluti proprio tra virgolette divertire per offrire un evento veramente particolare, a parte saranno 5 giorni non più 4, quindi abbiamo aumentato un giorno come è capitato anche spesso in passato, però con un evento straordinario. Noi apriremo il 15° anno di Riccia Folk Festival con un nome importante, famoso, un nome importantissimo che è la storia della cultura popolare, della tradizione, anche del teatro. Parliamo di Peppe Barra, parliamo di una persona di uno spessore notevole, le sue collaborazioni con De André, De Filippo, Renato Zero, il teatro, la mamma Concetta Barra, il suo legame, e quindi abbiamo voluto fare questo, un sacrificio grosso, però per la prima volta faremo questo concerto a pagamento, un piccolo rimborso spesa sarà perché non riusciremo a coprire l'intero evento, proprio per offrire anche noi una parte alla popolazione di Riccia e non solo, al Moliso, perché crediamo sia un evento molisano. Quindi Peppe Barra in concerto al Piano della Corte, nel fantastico scenario della Torre, del Beato Stefano, a cui noi riccesi siamo molto molto legati, e l'ingresso è stato stabilito in 15 euro. I giorni successivi sono sempre i soliti 4, alterniamo folklore internazionale con eventi di musica world e popolare, band. Folklore internazionale quest'anno abbiamo il giovedì e la domenica, partiremo con molti gruppi sudamericani, abbiamo anche poi la domenica la Thailandia, abbiamo un gruppo lombardo, quindi le serate del folklore e del colore sono sempre piene e sempre belle da vedere. Questo il giovedì e la domenica. Per quanto riguarda il venerdì abbiamo voluto invitare un personaggio nuovo, ma anche se già conosciuto, tra l'altro giovane del 90, Tommaso Primo, no? Io lo credo sia una bella espressione
dell'essere cantautore napoletano con ritmi mediterranei, usando molto il dialetto partenopeo napoletano. I testi sono tutti suoi, dalla critica è stato veramente molto molto apprezzato, sarà un bel concerto e molto molto interessante, perché uno dalla critica è un personaggio musicale molto molto apprezzato, una novità per la prima volta in Molise. Invece questo è il venerdì, mentre il sabato siamo a 10 agosto, vogliamo portare la tradizione calabrese e qui abbiamo invitato anche qui un grande nome, l'esponente massimo della tradizione e della cultura calabrese, che è Mimmo Cavallaro, no? Ne ha riempite di piazze non solo in Calabria ma in tutta Italia, all'estero. Mimmo Cavallaro ha ripreso il repertorio della tradizione calabrese, l'ha un po' in parte rimodernizzato e alla fine ha avviato un progetto che sta riscuotendo molto successo. A questo abbiamo abbinato anche il sabato pomeriggio, molto importante, uno stage di tarantella calabrese. Verranno due suoi musicisti e una maestra, verranno il pomeriggio per avviare un primo approccio alla tarantella calabrese, che ha delle movenze e delle espressioni molto molto particolari e secondo me straordinari. Questo perché anche poi per coinvolgere durante il concerto più persone possibile, sarà un concerto molto coinvolgente. La domenica poi come chiuderemo col folklore internazionale e poi con una piccola sorpresa a fine spettacolo, un gruppo argentino si esibirà per dare, diciamo, un po' di note alla chiusura del 15° anno del festival. Ma come al solito poi non è soltanto spettacolo, è anche gusto, e ci arriveremo a parlare tra poco, ma anche momenti appunto diciamo dedicati a convegni, cioè anche il profilo culturale tutto il giorno che si sviluppa poi. Sì, abbiamo puntato da sempre anche ad approfondire culturalmente gli eventi, non lasciare alla singola serata del concerto in piazza il folklore, no. Allora anche in questo caso ne sono diversi. Innanzitutto la consueta collaborazione col maestro Antonio Finelli, il quale di segni si intitola la sua mostra di arte, che praticamente sono le opere dei suoi allievi, che sarà disponibile e possibile visionarla dal giovedì alla domenica, dalle 8 a mezzanotte. Durante gli spettacoli si può vedere sta mostra, e quindi col maestro Antonio Finelli è una collaborazione che continua e che funziona benissimo. Poi una cosa molto particolare, giovedì abbiamo invitato uno tra gli antropologi più famosi che cura, studia la cultura popolare, tra l'altro amico anche di Peppe Barra, che è Paolo Apolito, che presenterà un monologo inedito e lo presenterà per la prima volta a Riccia. Lo faremo in uno scorcio del centro storico che stiamo ancora individuando, quindi anche culturalmente docente universitario, persone di grande spessore. Il sabato pomeriggio abbiamo lo stage di tarantella calabrese con dei maestri che poi sono componenti della band di Mimmo Cavallaro. La domenica ci sarà il ricordo anche di una persona molto importante per la cultura riccese, che era Giuseppe Scarnata, Peppino Scarnata, a 10 anni dalla morte. Noi abbiamo avuto in eredità, in particolare essendo lo zio di Lucio Vassalotti, storico presidente, aveva lasciato in eredità degli scritti, e da lì è nato il dialetto, il lessico, abbiamo fatto un vocabolario riccese, e quindi a 10 anni Tonino Santoriello si è proposto, e noi con piacere abbiamo accettato questo ricordo, che fa parte anche della storia del gruppo folcloristico, anche perché ci sono alcuni canti, alcuni brani del repertorio del gruppo folcloristico che sono di Peppino Scarnata. Quindi io credo che sia bello, bello completo questo, è un grosso sacrificio anche quest'anno, lo si fa con piacere. L'evento di Peppe Barra aprirà alla grande e poi i 4 giorni straordinari. Certamente. Ultima nota per quanto riguarda il cibo, perché lo sappiamo, Riccia è un paese che fonda la sua accoglienza anche su quello che si mangia, e in questo caso diciamo le pietanze tipiche riccesi che tornano come parte integrante poi di questo progetto di valorizzazione culturale, il territorio legato fortemente anche alle sue tradizioni. Certo, la gastronomia è fondamentale, di questo sarà più attento il presidente, vi spiegherà tutto quello, anche perché ci sono anche delle novità gastronomiche. Come direzione artistica ho sempre pensato di affiancare al programma artistico una sorta di, chiamiamolo, programma gastronomico, valorizzando le pietanze tipiche. Di questo il presidente dell'associazione vi spiegherà meglio quello che ci sarà quest'anno. Ma è molto importante, la nostra non è una sagra, ma è un accompagnamento agli eventi artistici, e quindi anche assaporare situazioni e pietanze tipiche riccese. Quello che però voglio dire è che noi quest'anno abbiamo stravolto la piazza. Io ho voluto subito proporre uno stravolgimento della impostazione, il posizionamento del palco e tutto quanto, sempre in piazza Umberto I, però quest'anno cambieremo
diciamo, non la location, la predisposizione, la composizione e l'installazione del palco per dare maggiore visibilità, un audio migliore, ma nasce questa mia proposta, che anche questa subito accolta da tutta l'associazione, dal direttivo, nasce perché vogliamo creare una continuità di coinvolgimento dall'inizio alla fine per tutta la serata durante gli spettacoli, ed è un palco che sarà posto quasi a diretto contatto col pubblico. Gli artisti che abbiamo, oltre al folklore internazionale, sono ideali per creare questo totale coinvolgimento, e anche questa sarà una cosa molto nuova e particolare.